Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte e a tutti. Allora, nuovo video vlog. Come state? Spero bene. Dunque, siccome io voglio fare il mio letto e pulire la mia camera, quindi sistemerò il mio letto con voi. E niente, io adesso mi accingo a pulire il mio letto, a fare tutto. Ci vediamo dopo.
Allora, alla fine ho fatto solamente il letto, non c'era da fare altro. Quindi vabbè, niente, sorvoliamo. Il resto ho messo. Aspettate un attimo. Nel frattempo ho messo come dire, la lucetta per le zanzare, ovvero come si chiama quella. Vabbè, aspettate, ve lo spiego dopo. Ho messo questa qui per le zanzare, la presina delle zanzare, perché altrimenti mi fanno a pezzi. Non so come spiegarvelo, ma è così. Quindi non voglio farmi pungere dalle zanzare, quella qua. E mi pare che ammazza anche le mosche, se non erro. Vabbè, che meglio va. Allora, sono già le 9:30 e io ancora non ho fatto bene niente, quindi non so neanche io cosa vorrei combinare, quindi vabbè, niente. Nel frattempo penso che mi sa che mi ascolto un po' di musica e poi esco un po' in giro, vediamo. Ovviamente non so se vi porto con me perché in mezzo a tanta gente preferisco non vloggare, vorrei vloggare in casa perché in giro mi sento un po' imbarazzata, non perché non avessi più girato videoblog da chissà quanto, ma non ho voglia di farmi vedere in giro sempre con sta benedetta fotocamera in mano. Questo è. E niente. Adesso io mi sa che mi vesto, ci vediamo dopo. Eccoci qua, sono bella cambiata, bella messa in ordine più o meno, siamo lì. Io ho messo questo pantaleggings da Bombrix, non so cosa si possa vedere, e più questa maglia. Tanto abbiamo paura di vedere nel dettaglio, aspettate un secondo. Allora, non fate caso alle scarpe, perché tanto me le devo cambiare. Questo è, come dire, la maglia che ho fatto vedere prima, poco fa nella clip precedente. Questi sono la mia maglia. E niente, questi è il mio pantaleggings preso da Bombrix, con questo dettaglio qua nella coscia. Nulla. Proprio più là ci sono dietro le mie scarpe, come potete ben vedere, e nulla, a posto, a dopo. Ah, la borsa è questa qui, questa, vedete? Già, la giornata non è male per niente, anzi è piuttosto bella. E a dopo. E rieccomi. Allora, altra videoclip, altra clip dove vi faccio vedere ovviamente in che condizioni sono, perché ancora mi sono solamente dato a posto, dato una sistematina alle sopracciglia perché non volevo saperne di starne. Cioè, vabbè, aspettate un attimo. Allora, secondo me stanno martellando la strada, quindi stanno facendo un martellamento alla strada, non si spera giusto alle strade. Allora, vi stavo dicendo, scusate l'interruzione, stanno martellando la strada perché la devono aggiustare dalle mie parti, vicino a casa mia, e quindi ho dovuto chiudere la finestra. Se non si sentite con la videoclip, vi ripeto adesso che mi stavo aggiustando le sopracciglia perché non le volevano sapere di come di volerle fare stare in ordine. Io ho detto, mi rilavo la faccia, mi risistemo e mi do una data in ordine, ovviamente, a parte i capelli che sono inguardabili, vabbè, non ci fate caso. E niente, vabbè, tanto quella clip non la cancello, ragazze. Pigliate il video tranquillo per com'è. Al massimo taglierò qualche clip, ma non credo. E vabbè, e nulla. Io poi sto utilizzando per fare
Aspettate un secondo, perché viene. Allora, rieccomi. Come scarpe stavo utilizzando sia le come si chiamano quelle scarpe lì? Allora, siccome che io come scarpe quest'estate sono stata un po' strana perché avevo dei piedi strani, per modo di dire che con il sudore ovviamente le scarpe mi si sono ridotte in un modo, le scarpe, i piedi più che altro. Non vi dico in che status erano, e quindi col sudore queste scarpe mi hanno fatto un'irritazione pazzesca ai piedi, ma non perché sono orribili, perché sono belle e le adoro, ma mi hanno un po' bucato il piede. Quindi ho detto no, prendo i cerottini. Come cerottini, appunto, vi stavo dicendo, aspettate un secondo, come cerottini c'ho questi qua, ce ne sono di tanti modi, così. Così e più grossi ancora, di tanti forme c'ho le cerottine. Io ho usato quelli più grossi perché quelli più piccoli non mi vanno bene, quindi ho detto vamo, va, mi sto sbagliando. Insomma, male che vada, utilizzo questi, quindi vabbè, niente, a posto. Oggi non lo so cosa che mi tartaglia, ma ho il presentimento che questo video sarà una schifezza, ma io così lo metto e così rimane. Il resto di questo video penso che lo metto online, mezzo tagliato, perché altrimenti è una schifezza veramente. Allora, nel frattempo mia nonna è già andata alla spesa, volevo andarci anch'io, ma alla fine mi tocca aspettare una persona in casa, non so chi, non so che cosa, ma vabbè. Salvoliamo, che è sempre meglio così. E comunque non mi dite che io nei videoblog sono noiosi, perché non li vedo così noiosi i miei video. E solo che praticamente, ma sto registrando? Sì, sto registrando, no, perché non vedo che cosa qui. Ah, ok, sì, sto registrando. No, non vedevo se stavo registrando, ecco perché mi ero un po' preoccupata. Comunque, sì, ragazze, alla fine ho deciso che è meglio che questi video li faccio in casa, videoblog, e quando ne avrò più voglia, se mai ne avrò voglia, appunto, registro anche fuori casa, si vedrà. Però questo tutto sarà per il mio compleanno. Adesso non se ne parla perché non me la sento. Prima di tutto, non lo so, c'è qualcosa che non mi torna, quindi devo vedere un po' come si mette la situazione del mio compleannuccio, perché il mio compleanno è il 28 di ottobre, bene sì, è certo. Io sono dell'88, quindi dettagli, bene. Ok ragazze, io tra poco vado a lavare i piatti. Se volete venire con me, io vi faccio vedere come lavo i piatti, anche se non frega nulla a nessuno, ma ci proviamo. Allora, nel frattempo venite con me. Adesso innanzitutto qui chiudo tutto ed ho fatto anche il, come dire, il, non veramente, la rima. Eccomi qua. Allora, siccome qua devo accendere la tele perché non mi piace stare troppo sola soletta, quindi mi accingo a accendere la tele, sperando che non sia troppo alto il volume. Se è troppo alto, ovviamente stoppo un attimo. Allora, sono le 9:55, ragazze mie. Sono le 9:55, ora mi metterò a lavare i piattoncioli. È vero, sono pochi, ma almeno ne vale la pena lavare i piatti. Non lo voglio, ma lo voglio fare perché altrimenti poi mia mamma mi dice cosa, che non faccio mai un bip. Non è vero, ma vabbè, dettagli, lasciamo perdere il video. Io adesso non so dove cacchio mettervi, perché col telefono in mano è impossibile lavare i piatti, quindi da una parte o dall'altra. Aspettate che questo telefono mi dà i numeri, vabbè. Comunque, voglio cercare di sistemarvi da una parte. Vediamo dove sistemarvi. Attendete un secondo. Eccoci qua. Allora, vi ho sistemato in una posizione proprio
inguardabile, ma più di così non posso fare, quindi vabbè, niente. Prometto già, non farò né foto né niente per questo video, ma le farò quando avrò finito il tutto, una foto così tanto per vedere. Vabbè, avrei potuto farla anche mentre stavo, come dire, non veramente, fatemi pensare, mentre stavo facendo il letto, tutte queste cose qua, tutte foto dettagliate. Alla fine ho deciso che farò una foto così di copertina, aspettate. Fatta e niente, sì, lo so, c'è il bicchiere e mezzo, ma chi se n'è alla fine, dai. Nulla, ora mi lavo i piattonzoli e poi a dopo. Buona visione. Aspettate un attimo, faccio vedere quanto c'è di disordine. Non so se vi rendete conto cosa tutto c'è qui. Vedete? Questi sono i piatti da lavare, compresa di caffettiera, però nulla, ci si fa lo stesso. Faccio una breve panoramica di qua, vi rifaccio, vedete? Nulla, dai. Buona visione, a dopo, a parte il rumore della bottiglia che stava stritolando, cioè scricchiolando, scusate, non so parlare, ma vabbè, dopo. Rieccomi, allora adesso lavo i piatti e basta, dai, siamo un po' più. Tanto metto qua a posto, ci teniamo un po' di compagnia.
prendo questo, vedete? Del sale. Thank you.
Allora, sentite questo rumore qui da questa spugnetta, perché sto cercando di sfregare, perché siccome che questa pentola è bella zozza, la sto sfregando per questo. C'è troppo sporco, non so perché. Spero che sia uscita bella pulita. Ora sì, questa è una pentola cinese, ecco perché. Vedi in China? Però è bellissima quella fonte. Un po' scuola da pulire, però ci fa. Allora, stavo facendo il giro torta, posso cercare questo straccio, questo strofinace. E nulla. Adesso controllo se c'è altri. No, non c'è niente. C'è la fresco qua. Ora qua sul tavolo vediamo un po' cosa tutto c'è da pulire, sì, questi residui che ho mangiato io stamattina. Lo so, non è bello sentire questo rumore, ma è l'unico modo per pulire bene il tavolo.
pulita. Ora non mi resta altro che asciugare. Avrò le unghie belle a schifo, ma chi se ne importa, tanto poi devo rifare. Non le faccio queste ragazze, le faccio un altro momento. Le farò un altro momento. Non ne ho idea, tanto qua sposto tutto. Tutto bello pulito, come potete ben vedere, non so cosa vedete voi. Sì, ecco qua, vedete? I piatti sono belli, vabbè, questo è uno straccetto che metto per pulire il tavolo quando è troppo zozzoso. E qui apro l'anta se non rovescio qualcosa. E qui ci sono tutti i miei piatti, barra, bicchieri e stoviglie già lavati che stanno ad asciugare. E dall'altra parte ovviamente vi è la pentola a pressione con le due caffettiere e un portaghiaccio, ok? Nulla. Da questa parte invece c'è... Aspetta che chiudo qui. Da questa parte invece c'è... delle come si chiamano, le pentole, quelle per la pasta, per tante altre pietanze che faremo come la pasta e altro. E lì una bottiglia, anzi due bottiglie che prima vi erano del vino, adesso vabbè, ci potete mettere qualsiasi bevanda vogliate. E lì invece era un buccio, lì c'è un buccio con dentro, vabbè, non un buccio, come dire, sì vabbè, un porta tè, cioè una tegliera per scaldare il tè, per fare il tè, e da questa parte qui, non so se chiamarlo buccio, come si chiama? Sì, vabbè, ci siamo capiti. E lì su invece c'è altri non so se si vedono, altre pentole che servono sempre per fare la pasta, che sono sempre utili. Qui ci sono i piatti, per gli ospiti, per sapere se vengono altra gente a ospiti, quei bicchieri e cose di quando, insomma, si sono sposati i miei nonni, ovvero giovanissimi. E questi sono vecchi ricordi della giovinezza di miei nonni, di terracotta. Sono bicchieri e tazzine di terracotta, vedete anche da questa parte. Vabbè, qui vi ho comprato da tanto tempo dei bicchieri che non ci avevamo più perché il resto dei bicchieri si erano completamente rotti, non li avevo ricomprati. Qui sempre tazze e tazzine di terracotta e nulla. Aspetta che poggio un po'. Allora, qua vi dicevo, attendete un attimo. Qui invece ci teniamo in questo scompartimento che ieri abbiamo fatto un po' d'ordine. Allora, l'olio da friggere, l'olio per insalata, anche l'olio sempre per l'insalata. Due tipi di olio, sia carapelli che tante, non so se si vedono, sì. Poi su ci teniamo della pasta, dei condimenti con il riso, di tutto, qualsiasi cosa. E nulla ragazze, questo era quanto. Aspettate, praticamente mi sto facendo una panoramica di ciò che abbiamo in casa, di come abbiamo sistemato casa da quando siamo in questa casa, appunto. Qua piatti, come potete ben vedere, piatti e porta piatti, insomma un po' di tutto, cioè ci sono ben organizzate, come so dire. Poi qua abbiamo una mini dispensa, non so se si può notare, mini dispensa dove c'è dalla pasta, pasta corta, pasta lunga, tonno, roba per condire il tonno, per fare anche per condire la pizza, vedete? E vabbè, qui gratta formaggio, ovvero grattugia formaggio, la grattugia per grattugiare appunto il formaggio, scusate. Poi questo è una specie di ciobar, ma non è un ciobar, sì, mi stava cagando, anzi mi è caduto. Ciobar, una cioccolata calda d'inverno, non è mai male. A parte qua ci sono delle lasagne, biscotti e merendine, e qui della carta forno, non so se si può notare, sì, carta forno, sì, carta forno, fidatevi.
nulla, questo è quanto. Poi qui invece compartimento di tè e tisane, non so se si vede, vabbè, a parte qua c'è il caffè, tè, tisane, caffè, Nesquik, camomilla, un po' di tutto, insomma. Lì ci sono altra roba per le pietanze, sempre una caffettiera, che può esserci sempre utile, un'altra caffettiera. Qui, vabbè, altri scompartimenti di caffè e riso, nulla. Lì, vabbè, lì su non c'è altro niente, se non che roba, come dire, roba di, non mi viene in mente, come dire. Se ci siamo capiti, roba. Mannaggia, me non mi viene in mente come dire. Ci siamo capiti comunque. Porta riso. Come si dice? Vabbè. Bene, ragazzi, adesso io vi saluto perché il video mi sta facendo troppo lungo. 25 minuti di video, anche no, ma vabbè, io non lo taglio, ragazzi, lo lascio così com'è. Il resto lo vedete come lo potete vedere poi. Intanto io vi saluto, ci vediamo al prossimo video perché il video già si sta dilungando anche troppo. oddio, c'è altra roba qua da lavare. Vabbè, la lavo pomeriggio insieme alle altre tazze da lavare. Perché qui mi ero dimenticata che c'era anche la tazza della colazione di mia nonna. Vabbè, non del caffè, di ieri. Quelli lavavano, mi ero scordata completamente che c'era nell'altro, tanto che l'ho presa per lavare altri piatti. Vabbè, nulla, lasciamo perdere, ma è meglio. Meno male che non state vedendo così tutto c'è nel disordine della sala, meno male. Almeno in cucina no, non c'è tutto questo disordine, ma in sala ovviamente sì. Aspettate un secondo. Allora, ho ripulito tutto in sala perché era inguardabile. Ho stoppato un secondo perché non era guardabile, non era decente la sala. E adesso non ve la faccio vedere comunque perché da tutto da ripulire. C'è mollicche sulla tavola, una cosa indecente. Quindi ci si becca al prossimo video perché ho intenzione di fare un video aggiornamento di come tengo il mio armadio. Non so neanche se declutterò qualcosa, ma perché ho già declutterato di tutto e di più, ovvero ho già dato la roba di indumenti che non indossavo da tempo, anzi dal tempo delle superiori barra medie, credo, non ne ho idea neanche io perché ho tanta roba che non metto più perché ormai ho 33 anni quasi e non mi ci sta nulla. Da 33 anni, volete che da 26 che avevo passati, perché vabbè, a parte le strafaccioni che sto dicendo, ma vabbè, si sa che io dico solo stupidaggini alle volte. Lo so che i miei video sono privi di contenuti, ma non sono stronzati i miei video. A parte che le stronzate che dico sono meglio di quelle che dicono certi YouTuber che li sento dire bestemmie, e io le bestemmie non mi piacciono. Sì, vabbè, qualcheduna può scappare ad alcuni, ma non va bene comunque, ragazzi, lasciamo perdere. Comunque, nulla. Io vi saluto, vi ringrazio per il vostro tempo che mi avete ascoltato fino adesso, perché non so neanche se guarderete questo video, e se lo guarderete, grazie ancora, di cuore. E ciao. Mettete like, commentate, iscrivetevi e attivate la campanella. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!